Ancora una buona serata dal campo Urbetevere. Siamo nell'intervallo tra le due partite, tra la finale di Europa Elite che l'Antonacci Falegnameria ha vinto per 2-1 nei confronti del Long John, e la finale di Champions Elite che vedrà in campo tra pochi minuti la squadra degli Associates Roma e la formazione del Treppini Lab. È chiaramente una serata di festa per l'Elite, perché si assegna due trofei. È una serata in cui abbiamo il piacere di avere ospite Ennio Drovandi, che ha fatto il commento tecnico della prima partita. Sarà al mio fianco in telecronaca anche in occasione della seconda finale. Poi la nostra buona serata anche a Mario Dari, il direttore generale del circuito d'Elite, e a due atleti, se così possiamo definirli, come Lorenzo Greco e Gabriele Caruba, che sono anche due pietre miliari, diciamo, del circuito. Allora, io intanto comincerei con Ennio Drovandi sugli aspetti che hanno contraddistinto la prima partita, la prima finale. C'è stata qualche polemica, però tutto sommato si è trattato di una partita senza episodi gravi a livello comportamentale. Ha vinto anche con un pizzico di fortuna l'Antonacci Falegnameria. Beh, la partita è stata piacevole, forse con ritmi un po' bassi il primo tempo, il secondo tempo si è un po' animata, comunque sia anche il Long Johnson ha cercato tutti i modi, specialmente anche dopo aver subito il secondo gol, anche prima molto probabilmente era più incisivo secondo me, però invece Antonacci era più preciso, e questo l'ho visto dal punto di vista tecnico, per quello che mi compete. Invece dal punto di vista della direzione arbitrale, abbiamo visto poi, tra l'altro, ma non ce n'era bisogno, insomma, anche con il contributo video che abbiamo avuto, abbiamo visto, insomma, che non c'era né un fuorigioco nel primo, insomma, era giusto, cioè il gol secondo era giusto e l'assistente ha fatto bene a non segnalarlo. Così come ha fatto bene Tonetto a dare un vantaggio e poi tornare indietro perché c'era il fuorigioco e fare l'ammonizione. Quindi io chiedo una prestazione arbitrale decisamente in linea con quello che è il regolamento, quindi l'hanno fatto bene. Ora ti ripeto, noi abbiamo visto con l'ausilio dei supporti tecnici, quindi abbiamo potuto vedere ancora una volta in più che non era un fuorigioco, ma non ci dovrebbe essere una moviola, cioè è facile, dopo è un altro campionato, dopo sono altre partite, e quindi bisogna vedere quello che è successo un momento e basta. Complimenti in ogni caso anche alla squadra del Long John, che ha perso questa finale uscendo però a testa alta dal campo dell'Urbetevere. Mario Dari, queste finali assegnano anche dei posti per delle fasi nazionali. Allora, l'Antonacci Falegnameria disputerà le finali della Lega Nazionale del Calcio Amatoriale a Cesenatico. Quest'anno l'Elite manda 4 squadre alle finali nazionali. Quali sono le novità in vista della prossima stagione? C'è un impegno costante per cercare di rendere sempre più appetibile, sempre più interessante questo circuito. Ma io credo che il campionato amatoriale come il nostro se ne trova poco, in tutto e per tutto, sia come arbitri che come organizzazione. Certamente poi ci sta sempre chi recrimina magari quello che perde, perché non gli sta bene che ha perso, però io penso che è un torneo che non ce ne sono uguali a livello amatoriale, pertanto sarebbe opportuno che ognuno guardasse veramente le cose serie e basta. Lorenzo Greco, allora, giornalista e giramondo, possiamo dire, ne hai viste tante nei tuoi 45 anni, anche se ha il viso e il fisico di un ragazzino. Come ti sei trovato in questo circuito, in questo torneo? Hai notato una differenza rispetto ad altre manifestazioni amatoriali? Ma innanzitutto buonasera a tutti. La partita è stata una partita di ritmi bassi, come sottolineava l'arbitro Drovandi, ma era chiaro che in una finale i tatticismi prevalessero su altri aspetti. Poi nel secondo tempo
la partita si è accesa maggiormente. L'Antonacci credo che sia stata molto più tranquilla e ordinata tatticamente e abbia potuto colmare quelle lacune che rispetto a Long John erano evidenti sia a livello fisico che a livello tecnico. Per quanto riguarda questo tipo di campionati amatoriali, sono eventi che dovrebbero sempre di più crescere, perché sono, diciamo, rappresentano quello che lo sport dovrebbe in effetti essere. Quindi il calcio professionistico dovrebbe apprendere qualcosina forse da questi tipi di campionati che sempre di più hanno risalto e che puntano su aspetti che probabilmente il calcio professionistico ha dimenticato, uno su tutti l'aspetto disciplinare. Sottolineiamo ovviamente l'inserimento del cartellino verde, che è una novità eccezionale per quanto riguarda il calcio amatoriale, che costringe tra virgolette i giocatori a un comportamento consono, e per cui diciamo è un buon esempio che si dà al calcio professionistico. Sono rimasto colpito, io sono stato 10 anni in Brasile, quindi lontano dall'Italia, come questo tipo di calcio sia cresciuto specialmente nella capitale, e spero che continui così. E allora, restando in tema, Gabriele Caruba, abbiamo parlato di fair play, di aspetti comportamentali. Io ti chiedo invece qualcosa sul rapporto tra giocatori ed arbitri in campo, no? Perché spesso ci si lascia andare a proteste, ad esagerazioni, isterismi. Ecco, come deve essere il comportamento dei giocatori e anche quello degli arbitri nei confronti degli atleti? Beh, sicuramente una cosa che mi ha molto colpito è stato questa capacità degli arbitri di dialogare con i giocatori, soprattutto di spiegare. E nello spogliatoio proprio uno degli arbitri, adesso non ricordo come si chiama, ha proprio sottolineato: io posso sbagliare, posso fare degli errori, però li faccio sempre in buona fede. Quindi è importante questo rapporto che si instaura, perché è un rapporto di fiducia tra giocatori ed arbitro, e poi comunque c'è un dialogo, non è soltanto il capitano che parla con lui, ma spesso si vede in campo questa tendenza a voler distendere anche gli animi. Sicuramente sicuramente il fatto di arrivare a delle tensioni non è una cosa che è buona, ma sicuramente è importante che ci sia questo discorso di distensione per far sì che poi che il torneo rispetti quello che è lo slogan principale. E allora, diciamo che il nostro slogan "avversari sì, nemici mai" dovrebbe estendersi anche alla classe arbitrale, perché spesso invece in molti campionati gli arbitri sono considerati quasi dei nemici. Allora, noi possiamo fermarci qui, perché tra qualche istante avrà inizio la finale di Champions Elite fra Trepini Lab e Associates Roma. Auguriamo a tutti un buon divertimento. Un'ultima battuta da parte di Agnotto. Eh no, perché insomma il torneo è amatoriale e sarebbe bello che per un arbitro arbitrare anche da amatore, e perché si divertirebbe anche lui, mentre noi ci vede i tornei sono amatoriali, i giocatori dicevano: noi facciamo un torneo amatoriale ma gli arbitri li vogliamo professionali. Delle due l'una, non è fattibile. Se io devo essere professionale, e lo sono, lo devono essere anche i giocatori. Se loro sono amatoriali, io posso essere anche amatoriale. Se sbagliano con sei arbitri in Serie A, sbagliano con sei arbitri, tornei di Serie A. E qui che si pretende la perfezione perché un arbitro magari non ha visto un fuorigioco, ma dai, è esagerato. Appunto, no? Un torneo amatoriale, che io sarei felice di fare l'arbitro amatoriale, mi divertirei, quindi io sbaglio, nessuno mi dice niente, come sbaglia il giocatore. Invece no. Tornei amatoriali, la mattina dopo si va a lavorare, io vado a lavorare, quindi non dovete farmi male, l'arbitro deve essere professionale. E non torna, qualcosa non torna, no?
E allora grazie a Ennio Drovandi, grazie a Mario Dari, a Lorenzo Greco e a Gabriele Caruba, buon divertimento a tutti con la finale di Champions Elite fra Treppini Lab.it e Associates Roma.